Caro amico, ti scrivo. Yes, we have no Bologna. Venezia is out of its mind. Nothing anywhere compares to a sun-kissed Tuscan wine. Feeling the magic aroma, there's nothing quite so fine. The light of old Firenze, Italia is one of a kind. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Thank you.
Siamo qui al Teatro San Salvatore e abbiamo un ospite misterioso, direi anche un po' inquietante. Casomai cosa facciamo? Visto che non lo conosciamo, lasciamo che si presenti lui. Sono la Sacra Sindrome. Chi è? La Sacra Sindrome. Quello con la manina chic. Ascolti, no. Allora, ci mettiamo d'accordo una volta per tutte. Certo. Io ho sempre sentito parlare della Sacra Sindrome. Che differenza c'è fra la Sacra Sindrome e la Sacra Sindrome? È come York e Nuova York. Nel senso che la Sacra Sindrome ormai sì. L'abbiamo sdoganata. Yes. La Sacra Sindrome è ancora da sopportare. Ah, io capito. E l'unica differenza che c'è fra la sindrome e la sindrome è quella lì? È anche la ritmica afro-minimal. Ah, io capito. Ma cos'è, una cosa che si mangia, una cosa che si beve? La si assume. Inquietante ancora di più. Fa anche un po' in controtendenza, le assunzioni al giorno d'oggi. Ah, le assunzioni nel senso di lavoro, certo. Vero. Ma ci sono un altro tipo di assunzioni, ma lasciamo perdere. Certo. Ma allora, non sappiamo ancora bene che cos'è. Che cos'è la Sacra Sindrome? La Sacra Sindrome è un'entità che ha deciso di mettere in metrica serrata, tra il poetico e il rappato, le proprie considerazioni sul globo, sul pianeta Terra, fino alle proprie interiore. Lo fa questo con strumentazioni elettroniche, sintetizzatori e drum machine. Quindi allora, se capisco qualcosa, è qualcosa di musicale? Di musicabile, di musicato. Però la musica c'è. C'è. Io la ritengo tale. Non solo io. Non so, ma mi ha portato qualche esempio? Ho portato qualche esempio? Sì, allora immaginate il Depeche Mode dentro una lattina di Campbell. Sarebbe? Una lattina alla Andy Warhol, però mescolata all'interno con il Depeche Mode, come se fossero vivi. Ma signor Sacra Sindrome? Sì. Abita a Bologna? Lei. Tutto sommato sì. Come sarebbe dire tutto sommato, scusi. Io mi trovo un po' in ogni luogo come un mio caro amico. Sì, sempre legato a quell'altra sacra. Sì. Io capito. Mamma mia, sempre più difficile. Cosa si può chiedere a un signore così piumato? Non lo so, si presenti, dica lei. Non vi dirò il codice fiscale, io sono la Sacra Sindrome. E fin qui ci certo, siamo arrivati. Assolutamente. E volevo dichiarare dichiari. L'inizio dell'ostilità. Tra un po' uscirà il prossimo video Canta che conti. Ora cioè, vede che la musica c'entrava. Assolutamente. Perché sì. Se non canta a cappella, lei assolutamente deve, no. C'è un po' di musica, c'è. Assolutamente, poi Canta che conti lo implica in un certo senso. Girerò questo video, sarà un mega calderone di personaggi della musica bolognese. Cioè? Non li posso ancora dire. Beh, allora cosa è venuto a fare? Intanto... Viene qui, mascherato, certo. Ermetico, e poi annuncio un qualche cosa che non può dire... Cosa si scalda la temperatura, io rimango termostatico, no, è vero. Ma lei crede che quei signori che sono lì, se ci sono, abbiano tanta pazienza, ci dia qualcosa di più? Certo. Prossimamente uscirà il prossimo disco... che si intitola VIP per vendetta della Sacra Sindrome. Ma prossimamente quando? E io credo con l'avvento del 2014. Quest'altro anno? Esattamente sì. È già qualcosa di più. E questo lavoro dove lo si può vedere? Dove lo si può... Saranno diversi canali, da SoundCloud, YouTube, i vari Facebook, stiamo ipotizzando di costruire anche qualcosa di più composito per far sì che la sindrome sia sempre insita in tutti noi, in me c'è già. Si vede? Sì, direi che si vede, insomma, bene, oh signori, questa è la Sacra Sindrome, non se ne può sapere di più, stiamo a aspettare, come ha detto il signore, il 2014. Assolutamente. E ricordatevi che solo l'osso è sacro.
Per Clap Clap oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Gigi Pavani, direttore del Teatro Alle Mani di Bologna. Buonasera, buonasera a tutti. Buongiorno. Ecco, buonasera Pavani. A breve partirà la nuova stagione teatrale. Ci può dare qualche riferimento? Ci può dire quali sono gli spettacoli da non perdere? Bologna è il teatro principe del dialetto bolognese, non solo perché è il più anziano, anziano fra virgolette, da 31 anni facciamo dialetto bolognese, ma perché facciamo molte novità e soprattutto a differenza di altri teatri che pure fanno dialetto, di cui li ringraziamo per farlo, noi facciamo ben 18 spettacoli in dialetto, credo che nessuno li faccia qui a Bologna e dintorni. Le novità nostre sono sempre tante, prima di tutto la compagnia che sta stabile dentro a Teatro Alle Mani, che è la compagnia Lanzarini. Che è una delle compagnie più note di Bologna, che anche quest'anno presenterà una commedia nuova, Za Alman dal mio sofà, Giù le mani dal mio divano. Commedia divertente, come nello stile della compagnia Lanzarini, con l'aiuto di due grandi attori, che sono Pippo Sant'Anastaso, che non parla in dialetto ma è sempre aggregato, diciamo, agli spettacoli dialettali, e Teresa Fraboni, che è una grande attrice del teatro dialettale, oltre agli attori della compagnia Lanzarini, che il pubblico conosce molto bene. L'altra grande novità, grande perché pensiamo che sarà veramente un gran bel spettacolo, sempre con Pippo Sant'Anastaso, che si dedica appunto al dialetto bolognese, si chiama Rosk e Brosk, cioè Rusco e Brusco, dice a Bologna, pigliamo su tutto quello che viene. È una bella storia, una bella commedia che ci farebbe veramente piacere che avesse il successo che pensiamo si meriti. Oltre a compagnia Lanzarini, che ci sarà anche con la Bursa, commedia che sta avendo un successo incredibile ovunque, ci sarà la compagnia Masetti, che presenterà due novità, e poi le storiche compagnie di Bologna, compagnia D'Agnelli, compagnia di Lucchini. Non vorrei dimenticarne qualcuna fra tutte queste, tutte le compagnie storiche principali di Bologna sono al Teatro Alle Mani. Ecco, il Teatro Alle Mani si caratterizza appunto per una rassegna dialettale. Secondo lei come si può cercare di avvicinare magari anche le nuove generazioni a una lingua che purtroppo sta scomparendo? Sì, devo dire che le nuove generazioni sono diffidenti verso il teatro dialettale. E devo dire che alcune volte hanno avuto anche ragione, ma il teatro dialettale ovviamente si è molto rinnovato. È chiaro che si parla una lingua di comprensione un po' difficile, che non è bolognese, però i giovani sono venuti, si sono sempre divertiti molto, perché in realtà in questi anni abbiamo fatto altre operazioni. Non sono più le storie della figlia che rimane incinta e allora deve sposarsi, non sono più queste storie qui. Adesso presentano commedie molto divertenti, commedie molto molto veloci, con ritmi molto diversi. Noi invitiamo sempre i giovani, facciamo anche prezzi speciali. Se vengono i giovani basta che dicano io sono giovane, e gli facciamo anche prezzi ridottissimi, gli facciamo entrare anche gratis, purché provino a venire a vedere il teatro dialettale. Vengono fatti magari dei percorsi anche con le scuole? Sì, organizziamo anche corsi, uno di teatro italiano per i bambini con Pippo Sant'Anastaso, sul nostro sito www.teatroalemanni.it si può trovare tutte queste informazioni, tutte queste indicazioni. Ecco, da questa stagione teatrale lei cosa si aspetta? Io mi aspetto prima di tutto di chiudere in pareggio, spero, perché la vita dei teatri è sempre molto molto complessa, i costi aumentano sempre di più. E si fa sempre in fatica, ma questo non è solo il Teatro Alle Mani, riguarda un po' tutti.
Noi stiamo facendo un altro esperimento, noi siamo convinti che il teatro, non abbiamo problemi di concorrenza, più teatro si fa e più gente va a teatro. Il nostro obiettivo su cui puntiamo già da parecchio tempo e cui speriamo che prima o poi il Comune di Bologna si convinca è di fare un festival del teatro diffuso, ovunque si possa fare teatro, poter fare teatro. Noi in questa ottica abbiamo messo a disposizione delle compagnie amatoriali e tutti gli spazi che avevamo e difatti questo nostro cartellone di 60 spettacoli di cui 18 dialettali, in realtà tutti gli altri sono tutti posti, tutte le sere o le giornate che avevamo libere, le abbiamo messe a disposizione delle compagnie. Loro si presentano, fanno la loro commedia, dividiamo l'incasso 50-50, ma vengono a far teatro. E vorrei veramente che il Comune mettesse in funzione tutte le sale che ha, tutti i teatri che non dico in disuso, ma che sono stati assegnati ma che non vengono utilizzati, aprire per una settimana, 15 giorni, di far teatro ovunque. Sarebbe anche una gran cosa pubblicitaria, penso, per il Comune di Bologna, per i turisti, speriamo che lo facciano. Noi abbiamo cominciato a farlo, il nostro progetto che abbiamo illustrato anche qua si chiama Teatro Diffuso. È sicuramente una bella idea, soprattutto in un tempo di crisi in cui tendenzialmente si cerca di tagliare più che altro sulla cultura, sull'arte, sul teatro, quindi sembra una bellissima proposta. Ecco, come ha detto lei, sono 60 appunto gli spettacoli. Il primo quale sarà e quando? Ma il primo cominceremo il 29 settembre con un bel testo, Il Grande Capo di Lars von Trier. È un bel testo di un regista molto importante che verrà presentato da una compagnia, si chiama Compagnia Pomodoro. Il 29 settembre alle ore 21 iniziamo. Il 6 dicembre poi avremo invece per i dialettali, diciamo, la presentazione del cartellone dialettale, ingresso gratuito con tutti gli amici del Montettieri Bugnaer, ci saranno musicisti, tutte le compagnie che presentano i loro programmi. Il 6 ottobre alle ore 16, ingresso gratuito, una grande festa di presentazione della stagione dialettale. E invece la campagna abbonamenti, quale sarà, se ci sono magari prezzi agevolati proprio per far fronte a questo periodo di crisi? Sì, noi facciamo prezzi molto agevolati. La campagna abbonamenti parte giovedì 19 settembre. Tutti i giovedì e venerdì siamo lì a ricevere gli abbonamenti, però siamo collegati sempre via internet, via telefono, siamo disponibili. Gli abbonamenti possono essere anche qua di vari tipi, vanno da 7 spettacoli a 12 spettacoli a 18 spettacoli a tutta la stagione. I prezzi sono bassissimi, un abbonamento costa quello a molti, tutti gli spettacoli dialettali costa 110 euro, vuol dire 6 euro a spettacolo, nemmeno al cinematografo, insomma. Se uno prende per tutti gli spettacoli vede a 3 euro l'uno, ma lo facciamo, sappiamo che abbiamo tutti problemi finanziari, ma lo facciamo perché vogliamo soprattutto che la gente venga a teatro. Allora Gigi Pavani, la ringrazio. Grazie. Per averci presentato appunto questo nuovo palinsesto e salutiamo i telespettatori. Speriamo bene, viva il teatro! Per Clap Clap oggi abbiamo il piacere di avere due artisti, due amici, due eroi fondamentalmente di questo settore, perché non solo Francesca e Daniele si esibiscono in qualità di attore e di regista su vari palchi sul territorio nazionale, ma hanno avuto si può dirla ardire nel 2013. O la follia. Sì, ma infatti avevo usato il termine eroi per una ragione ben specifica, anche perché non sai che c'è una leggerissima barriera tra la follia e la genialità, cioè, è sempre stato così, esatto. No? D'altronde il Fulle Shakespeareano è sempre stato considerato un misto fra un saggio e un cretino. Sì, no, ma diciamo, no, non sto scherzando, apprezzo naturalmente, visto che anch'io mi ritengo un militante tra queste file, le persone che osano e naturalmente continuano a combattere per riuscire ad andare avanti a creare un substrato culturale un po' più elevato, un po' più arzillo.
A tal riguardo, visto che il teatro, sappiamo tutti, essere un'arma potentissima sia formativa che informativa e di evoluzione, perché ho fatto tutta questa lunga cappella introduttiva? Perché Francesca e Daniele oggi sono venuti non tanto a parlare a Clap Clap della loro arte scenica in quanto spettacolare, ma di corsi, di seminari. Francesca, benvenuta naturalmente a Clap Clap. Volevo sapere da te di che cosa parliamo quando parliamo di Officine Guitti e quindi della loro scuola di teatro. Allora, sì, parliamo di una serie di percorsi che vanno da un livello base, ovvero per persone che non hanno mai avuto la consuetudine del palcoscenico, persone che non hanno mai calcato le scene prima, fino a corsi professionistici. Quindi diciamo che Officine Guitti è una scuola di teatro che ti accompagna in tutta la formazione d'attore, dai primi passi fino veramente alla formazione di tipo professionale. Certo. Perché devo venire nell'officina teatrale di Officine Guitti piuttosto che scegliere un altro corso? Non è antipubblicità, è proprio sapere qual è. Ma è giusto perché in realtà Officine Guitti offre qualcosa di veramente diverso ed innovativo, e questa diversità, questa innovazione sta nel fatto che Officine Guitti, che nasce come scuola della nostra compagnia teatrale che si chiama Guitti senza farne parte, è una compagnia che è nata diversi anni fa e si è sviluppata, ti parlo della compagnia Guitti senza farne parte, per arrivare a farti capire la filosofia che c'è dietro, certo, anche alla scuola. Certo. Noi siamo un gruppo di persone che per fare questo mestiere, siccome ci siamo incaponiti e siamo dei folli, come tu dicevi, abbiamo deciso di creare una bottega artigiana del teatro, dove siamo noi a fare tutto, a scriverci gli spettacoli, a farci la regia, a recitarli, a crearci la costumeria, la scenografia, a venderli, a portarli in giro. Facciamo tutto noi, perché solo avendo un'organizzazione di questo tipo, molto in piccolo, ma comprensiva di tutti i vari passaggi che servono per mettere in scena uno spettacolo, solo così ce la puoi fare. E quindi quest'idea della bottega artigiana, del fare tutto artigianalmente, ma artigianalmente nell'accezione bella del termine. No, guarda che è un valore, cioè, adesso, artigianalmente. Le cose fatte a mano, con l'amore che ci metti facendole con la mano, tutto quello. Sì, 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 certo. E lo volevamo portare appunto alla scuola. E quindi che cosa offre questa scuola di più? Offre la possibilità agli allievi, se hanno un loro progetto, se hanno una loro commedia, se hanno un loro sogno, hanno una loro idea di spettacolo, noi glielo mettiamo in scena. Un allievo viene da me. Uno dei nostri progetti, appunto, esatto. La bottega teatrale artigiana. Al di là dei corsi di cui poi parlerà Francesca, è una delle particolarità, insomma, delle nostre Officine Guitti. Allora, se ho ben capito, praticamente la persona che sia un neofita o che sia magari una persona già più esperta, certo. Sì, anche un autore, certo. Il fatto che già i giovani possono accedere a questo mondo aiutati e traghettati da quest'idea mi sembra molto positiva, anche perché un autore o comunque una persona che volesse, dove va, come fa, chi lo manda questo copione che il 99% delle volte non viene neanche aperto, certo, né letto, a volte manco ricevuto, può invece grazie a voi vederlo realizzato. Ovviamente. Esatto, e appunto disporre del mestiere che abbiamo messo insieme, okay, appunto con la pratica. Almeno ti parlo personalmente, io, ma come compagnia abbiamo iniziato proprio facendo tante cose, siamo stati fortunati, siamo potuti andare molte volte sul palcoscenico, certo, proprio con la pratica vera, ed è quello poi che ci piacerebbe riuscire a trasmettere agli allievi, portandoli sul palco più volte possibile, perché abbiamo visto che i risultati ci sono e se lo meritano, c'è sempre un passo maggiore. E cerchiamo di avere un'ottica da compagnia pure nel corso, quindi cerchiamo di non fare un semplice saggio, ma da fare proprio uno spettacolo. Certo. E se lo spettacolo dovesse essere uno spettacolo bellissimo, spendibile, e se un giorno le cose cambiano e ci sono possibilità per andare in tournée, perché no? Non ci precludiamo non vorremmo fare solo una scuola che finisce lì alla fine del corso. Ecco, no, questa è molto bella, cioè il fatto che solitamente i corsi teatrali, forse questo è un altro step di, sì, differenziazione rispetto, sì, agli altri corsi, normalmente c'è il corso teatrale che sia di base, che sia avanzato, quello che è, e poi naturalmente alla fine c'è il simpatico saggio finale
che riempie i teatri dei parenti, gli amici, e che comunque non, naturalmente è un pubblico abbastanza di nicchia, possiamo dire, sì, quantomeno sì, legato alle persone. In questo caso no, nel senso che diventa uno spettacolo, quindi naturalmente diventa uno spettacolo, sì, noi adesso, solo per fare un esempio, i miei allievi di base, che quest'anno per la prima volta sono saliti sul palcoscenico, sono stati in scena 3 volte. Hanno fatto il loro spettacolo, certo, alla fine del corso. Cioè, quindi non come saggi, ma anche come riprese. No, proprio riprese, difatti. Quindi la prima volta probabilmente c'era una platea di amici e parenti. Sì, beh, la seconda volta persone diverse, la terza, certo, volta ancora persone diverse. E sì, penso che questo per un allievo sia un'esperienza non solo divertente, interessante, ma proprio anche formativa per, certo, l'attore. Certo. E quindi l'idea della bottega artigiana da applicare ai testi scritti dagli allievi vorremmo diventasse realtà. Francesca, altre tipologie di corsi quali sono che proponete quest'anno? Allora sì, allora io come percorso mio quest'anno offro 3 tipi di corsi, che sono 2 corsi annuali, uno a un livello intermedio, diciamo, base intermedio, dove probabilmente ci occuperemo di una commedia di Shakespeare, ma questo ancora non te lo so dire perché sto finendo di prendere le prenotazioni per, certo, i corsi, quindi dipende, certo, anche, certo, quanti saremo, quanti uomini, quante donne. Sì, dipende. Io mi metto molti pochi problemi sugli uomini e sulle donne, però giusto per avere un'idea. Però uomini, uomini, venite. Perché non ci sono molte donne, belle, un sacco di belle donne, perché non venite? Ma una cosa da discoteca adesso, entrata libera alle donne. Dai, uomini, venite a teatro. Sì, venite, verranno. Quindi il laboratorio shakespeariano. Il laboratorio shakespeariano permanente che si propone di studiare approfonditamente Shakespeare. Questo per un amore mio particolare e per un amore che mi è stato trasmesso da uno dei miei insegnanti, che è un attore di Vinasco, che in questo momento, secondo noi, è uno, forse il miglior regista shakespeariano che c'è in Italia. E quindi questo ci mettiamo anche tutti gli altri registi. Ciao a tutti. E questo è uno. Certo. Il secondo percorso che io propongo è una cosa invece completamente diversa, ed è per intermedi avanzati, quindi diciamo un corso un po' più complesso. Sì. Ed è un corso di recitazione e di drammaturgia. E in questo corso noi studieremo non solo la recitazione, ma proprio anche la costruzione di un testo teatrale. E ogni allievo studierà un personaggio suo che porterà poi in scena in una storia che scriveremo tutti insieme. Okay, quindi si partirà, si partirà dallo studio di un personaggio, certo, si vedrà come integrarlo con gli altri personaggi e da lì l'idea è quella di scrivere una commedia di cose complesse, però molto interessanti, intriganti, poi soprattutto se magari è una delle belle idee diventa, esatto, protagonista. Esatto, esatto. C'è anche una piccola gara interna, diventa già capito, sì, può diventare una simpatica competizione amicale. Sì, ma poi ci sono io che dopo sì, tu con la frusta. Bene. Il terzo, bene, attenzione, esatto, che invece questo proprio, cioè step per step arriviamo proprio al massimo della follia, sì, è con gli allievi più esperti, io cercherò di fare uno studio dell'Otello di Shakespeare, che mi rendo conto che sia un progetto ambizioso, sì, e difficile, perché io sono abituata a fare dei spettacoli fatti per bene, ben studiati, e l'Otello sicuramente non è una cosa facile, però io ci voglio provare, ho degli allievi che sono in grado di farlo e quindi li butto. Questo naturalmente dipende dal tuo giudizio personale. Che tipo di docenti opereranno in questi? Allora, a parte Francesca Pierantoni, ci sarà anche Gigi Traisci, che è un altro membro della nostra compagnia, che si occupa anche spesso della parte tecnica relativa alla messa in scena degli spettacoli, che proporrà un corso il mercoledì. Il mercoledì, esattamente. Dal gesto alla scena, quindi un percorso più che parte dal fisico più che dalla parola, quindi cerca di sviluppare anche proprio delle competenze tecniche dell'attore per anche qui creare uno spettacolo originale. Quindi si parte come in una compagnia con delle idee che vengono proposte dal docente e sviluppiamo un processo che ci porterà a un prodotto finale. L'altro docente sarò io per un corso invece di teatro di narrazione che si svilupperà su weekend. Fondamentalmente è un percorso che è aperto a tutti, anche quello di Gigi Traisci, a maggior ragione il mio, nel senso che sarà multilivello, è un lavoro molto a uno con l'allievo attore, e il lavoro consiste nel partire da un qualcosa che una persona voglia di raccontare,
come raccontare al bar, una cosa che mi piace tantissimo raccontare. Sì. E da questa esigenza di raccontare, da questo primo racconto, nella prima lezione che faremo, arriveremo a una fase di scrittura proprio personale del proprio pezzo teatrale, del proprio monologo di teatro di narrazione, e una regia e una ricerca di lavoro sulla recitazione proprio dell'attore, per poi mettere in scena, comunque anche in questo caso, il risultato del corso, che in questo caso non sarà uno spettacolo, sì, sarà, certo, sarà un insieme di monologhi teatrali. Certo. Beh, insomma, diciamo tutti in scena, la filosofia un po' dell'Officina Guitti, cerchiamo di sviluppare questo. Andando sul pragmatico, se uno vuole accedere a questi corsi, come può fare? Allora, perché questi corsi arriveranno su un palcoscenico, certo, arriveranno su un palcoscenico meraviglioso che è quello del Teatro San Salvatore, che troviamo sia bellissimo, poi per Shakespeare è abbastanza adatto, per Shakespeare è molto adatto, ma è adatto per tutto, perché quando un posto è bello e ha delle energie positive va bene per qualunque cosa. Quindi arriveranno tutti, adesso quasi tutti, su questo palcoscenico. Se uno vuole quindi accedere ai corsi, se uno vuole accedere ai corsi può chiamare me. Quindi è già iniziato naturalmente il reclutamento. Il reclutamento, cioè, sì. Allora, il reclutamento è iniziato, però insomma di posti ce ne sono ancora. Non so francamente quanti, però secondo me qualcuno ce n'è. E quindi può telefonarmi oppure può scriverci, può mandarci una mail a officine@guittiteatro.it oppure la pagina Facebook, esatto. Officine Guitti, Officine staccato Guitti su Facebook. Saranno in sovrimpressione, esatto. Ai numeri che fanno impressione, come diceva quello. Un'altra cosa, se posso dirla, Eugenio, è questa. Un altro dei motivi per i quali valutare un'iscrizione a un corso di teatro delle Officine Guitti piuttosto che a un corso X è che, come diceva prima Daniele, noi facciamo tanti spettacoli, siamo molto spesso in scena e abbiamo bisogno anche di un ricambio di attori. Attenzione. Serbatoio, esatto. Io non sto dicendo che qualunque allievo viene, fa il corso, certo, viene chiamato in sostituzione di. Però se tu sei un allievo, stai facendo un corso con noi, dimostri di saper fare le cose, ti sai far guidare e sei disposto a metterti in gioco, noi siamo disposti a dare possibilità a qualcuno di unirsi alla compagnia. Quindi questa è molto bella. Anche perché noi abbiamo iniziato così e quindi ci teniamo a riproporre questa cosa anche per gli altri. Sì, direi quindi che questo è una cosa importante, perché mi sembra che voi non promettiate solo teoria ma anche molta pratica. Molta pratica. Officine Guitti, quindi con in partnership col Teatro San Salvatore, con questa nuova avventura. Partono i corsi a ottobre, immagino. Sì. Esatto, sì. La prima lezione è gratuita per tutti i livelli. Sì. Con tarallucci e vino, mi malega. Ovviamente. E poi si concluderanno a fine maggio. Allora, no, si concluderanno verso fine aprile. Ah. Quindi saremo in scena al Teatro San Salvatore intorno alla metà di aprile, indicativamente. E questo per i corsi annuali, quelli che appunto finiranno verso la metà di aprile, mentre per alcuni workshop, soprattutto quello di Otello, saremo in scena molto prima, saremo in scena a metà di gennaio. Senza poi, chiudiamo naturalmente questa bella intervista, senza poi escludere il fatto che voi operate molto anche in estate, quindi voglio dire alle persone, magari finiscono ad aprile, eccetera, ma poi potrebbero avere poi la possibilità di ritrovarsi anche d'estate, quindi niente mare, ma palcoscenico.